Buon pomeriggio a tutti, eccoci qui per Bari Spal. Atmosfera Oggi Bari bellissima allo stadio San Nicola sulle di Bari note per dell'inno questo Bari, grande incontro amore. con la Spal dopo la bellissima vittoria a Perugia. Partita casalinga, anche una Cercherò doccia, di diciamo, ripetere la vittoria improvvisata oggi il per Bari la contro terra la Spal. arbitrale Vedremo con un po' l'idranti come che andrà continua a campagnare questo incontro. letteralmente Rapuano e i suoi assistenti. Adesso il saluto anche con i giocatori del Bari. Insomma, si comincia con il sorriso qui alla San Nicola per questo Quadretti, ora i convegnetto, capitani, le chiamiamolo così, della squadre di terra arbitrale. Diciamo che Cesare, fa discretamente si caldo. parla con il capitano della Prima Spal. di questo inizio potrebbe non essere esattamente una Ora cattiva lancio della idea, monetina per sendo i capire capitani insieme all'arbitro che, come dicevamo, era Rapuano, se l'assistente avrà la Chiele palla e Tranchieri. in campo. Quarto uomo è Arena, al VAR ci sono Minelli e dei giudici pronti a dare una I mano a questa ora quadretti il tifosi del promontorio della Bari in curva del Bari. curva Tanta gente scarpata, i nel tifosi del settore più Bari. caldo del tifo biancorossi. Dall'altra parte c'è comunque una discreta rappresentanza Un dei tifosi della quadretto, Michele Spal. Questo Mignani, è il il nostro tecnico allenatore Michele in panchina. Mignani, che tra l'altro è un ex di questa partita perché è stato giocatore della Spal tra il 91 e il 93. Adesso prova questa, dicevamo, una gara che ricorda un grande tradizione, grande passato. Questa data di primi confronti tra queste due formazioni risalgono addirittura Sta agli per anni iniziare 30, questa poi partita, tanti manca duelli solo il fischio varie categorie, d'inizio con le squadre che hanno dell'arbitro, ovviamente un che passato arriverà a momenti. anche in Serie A, due squadre che però in Serie B non si affrontano dal 1993. Adesso sono pronti Inizia a darsi nuovamente dal battaglia calcio per d'inizio la questa Spal. sfida. Controllo che sia Sta tutto per ok fischiare l'arbitro l'arbitro. Rapuano. Vedremo quello che sarà l'approccio alla partita di Bari e Spal. Ci aspettiamo un Bari molto aggressivo in Ecco qua, è partita questo Bari tempo. Spal, La la Spal Spal in posto di però non palla, vuole stare a guardare. attenzione. Buon divertimento, è cominciata Bari contro Spal. Primo pallone lì dietro per Alfonso. Gioca verso Beccariello, accompagnato dai Della fischi della Spal, comunità di San lancio Nicola. lungo in verticale a Ah, c'è cercare. Berticala a cercare il primo scatto di Lamantia, che viene chiuso. Viene chiuso Ora però, recuperato e attenzione se la gestito riparte la ancora dalla Spal. Spalla, che prova a spingere con Trepaldelli a sinistra. Inflazione Attenzione, bassa cross all'interno in della rete, ora aria. di Cesare. Aspetta l'uscita di Elia Caprile, che fa Ma suo primo esce pallone della Capile, partita, anticipa poi tutti. prende anche un colpo al ginocchio. Soprattutto arriva il cenno d'intesa con Finotto, che è andato a colpire sullo Ha slancio preso un colpo il giovane Caprile. portiere del Bari, che sta facendo davvero molto molto bene questo Vediamo. inizio di stagione. Sì, un colpo Subito al è ginocchio. Buffon, proprio per Ma tutto bene, niente di grave. Riparto del poter Bari, provare a perde fallo, attenzione la evitare Spal. Gigi Buffon. Ha Però cominciato respingono i Gimpaella, lo chiamerà difensori come del Bari, portiere. fuori dalla propria area, la Ha già palla. fatto un'esperienza importante, Attenzione, c'è qualche fallo. cresciuto nelle giovanili dell'Impiego Giubellomo. prima di Calcio di volare il punizione field per il dell'Udinese. Bari. È certamente un'esperienza che porta con sé un bagaglio importante a livello calcistico, certamente, ma anche a livello di cultura sportiva, perché sappiamo che è parecchio differente, soprattutto per Bari quanto in posto riguarda di le palla academy. ora, Squadra Academia. attenzione, lancio lungo, recupera la Esposito. palla la Spal, attenzione Aggredito. però c'è fallo ai danni del Bellomo. giocatore della Calcio di Spal, calcio di punizione. punizione per la Spal. Casco di Ventura. Tornato a casa Già battuto dopo questo varie calcio di punizione, esperienze, riparte la ultimamente entra in Spal, mezzo attenzione. alla regina. Però recupera il Tentativo di Bari, crossover attenzione. su cui è Va a caduta la Caprile il scelta lancio di lungo. Venturato per quanto riguarda il ruolo di tre quarti, che Direttamente in foul laterale, normalmente però. è Negli quello da ultimi gara maestro. sono due nel corso del primo tempo. Un giocatore che probabilmente è partito meglio all'interno della stagione per quanto riguarda la Spal. Oggi fermo i box Una rimessa laterale per la Spal. piccolo e non problematico, particolarmente problematico, problema fisico. Però non si vogliono correre Viene rischi battuto in questo momento, in questa attenzione. prima parte di stagione, una stagione davvero molto Però lunga e molto arriva la particolare. respinta di difesa del Bari.
Attenzione, il Bari avanza, parla al piede, Versi. subisce però fallo. Calcio di punizione per il Bari. La Sarà marcatura tenuto Maita Maita. viene aggredito, uso di punizione. Calcio di punizione. Fare interventi sui Mi avrebbe danni di voluto torto in Ciofan. questo momento. Attenzione, il Bari è posto di palla. I minuti di gara sono tre, lancio lungo, Profondo Pucino. cercare Ottimo lavoro di Chedira che fa passare il pallone per Antenucci, che tira potenziale verso lungo. Antenucci, Tapin vince il quarto tiro che ha spaccato la partita con Chedira per la Roma. Chedira sul Versa palo di lungo, ora Antenucci, Lucchi Chedira Antenucci. sul tappin Tutto da segna. verificare per quanto riguarda le varie posizioni di partenza. Terzo gol per Chedira. Grande Buon Chedira! inizio, niente male per lui. Insomma, ha cominciato con Il il gol Bari che del sblocca questa Pucino. partita al minuto 3. A segno contro il Palermo, a segno contro il Grande Perugia. È giocata tutto buono. È tutto buono perché lascia di scorrere il pallone Foloruscio, che mantiene in gioco Antenucci. E poi sul tapin Chedira Coloruncio dà questa arriva palla ad lentamente da Antenucci che dietro. E prende il allora palo, poi sul pari tappin si avanti trova dopo 4 Chedira minuti. che non può che mettere la palla dentro per 1-0 del Bari. Ed è un po' l'inizio sprint che ci si aspettava dal Bari, nonostante i primi 180 Bari secondi. vantaggio per 1-0 contro la SPAL. Stanno ancora aspettando qualcosa, un check da Come parte di Mirelli Alvaro. Credo che l'unico dubbio possa riguardare un eventuale tocco di Foloruscio, che però si è spostato. Infatti arriva la conferma passa, passa, regolare sul gol di Chedira. Vantaggio viene del un po' Bari. indietrata. Dunque Hanno comincia ricontrollato alla comunque al grande questa VAR per sfida. vedere la Sballa, punizione tutto certo, stare lì regolare, un sempre. certo gioco a Terranova per Foloruscio. La gira in zona Antenucci. Bell'uomo di prima in posto. Attenzione, ancora il verticale. Bari Deve posto di palla. chiudere Beccariello, che ha letto bene la situazione, ma c'è ancora Bari. Orfoluccio scatenato, ancora Beccariello Coloruncio da prova a allontanare. sfondare ma viene Pallone fermato. lunghissimo, lontanissimo, direttamente nell'area di rigore di Rilancia in Capriglia. avanti ma la palla arriva ad Orfio ed Orfio dalle parti di Caprile che ora va a Grande rimessa inizio del corta. Bari, Attenzione il Bari, che ha posto di una vera palla. incursione, ha trovato il gol del vantaggio su un allineamento certamente non perfetto della difesa della Ricordiamo, i minuti di gara Spalla, sono però 5 e la 30 giocata secondi, il Bari segnale, in via in nonostante di fatto vantaggio non tocchi il con pallone, il gol di Chedira. lascia scorrere il pallone, rubando il tempo di Mamma mia, gioco. che Pallone di nuovo pallone, Antenucci. peccato! Anticipato di poco. Brivido Il gol per del Spalla, un Bari. po' in difficoltà queste organizzazioni improvvise del Poi Bari. recupera palla la SPAL. Dalle Mura, adesso Zanellato, testa alta e prova a lanciare. Dato lo scatto di Finotto, pallone troppo lungo, ancora Caprile arriva al limite della zona di Attenzione, rigore. lancio lungo della SPAL direttamente fra le braccia del nostro portiere Caprile. Ah, rilancio Palla di lungo. giù, prova a giocare con i piedi il Caprile, giocatore portiere del attenzione. Bari. Pinman nel duello con Foloruscio, Palla che sfugge arriva Antenucci e Foruncio. salta dietro Beccariello. Il pallone Foruncio, resta in campo ancora Foruncio, Foruncio, attenzione, Antenucci. punta l'uovo, perde No, palla. rimbalzi troppo Lotta per pallone, riconquistarlo. la seconda copertura di Beccariello, E ma non lo ci riesce a prendere il pallone riesce. Foloruscio, danza sulla linea laterale, ma il pallone è uscito. Rimessa con le mani Messa per la laterale per la Spalla. spalla. Di massima mi sembra di poter dire che anche quest'oggi Foloruscio sembra davvero essere partito fortissimo. Qui è tutto buono sul primo lancio. Questa è la conclusione di Antenucci che colpisce il palo. E il tapin di Chedira che porta avanti il Bari. Forse che prova a richiamare l'attenzione Ecco di riproposto il qualcuno. gol Ecco di questo Chedira bacio al terreno di dopo gioco il da parte palo di colpito da Chedira. Antenucci sul passaggio di Foruncio. Due gol in questa fine di stagione per Rimessa laterale per il Bari, Foloruscio. attenzione. Tante giocate importanti. Respingono i difensori della SPAL. Quindi ancora rimessa laterale per il Chiedere Bari. E che si ricordiamo in trova perfezione vantaggio in per una rete a questo sistema zero di gioco al San e Nicola per il gol al quarto ultimi minuto di Chedira. ultime stagioni. Certamente la mezzala con Tempini
l'inserimento sembra essere Il nettamente Bari più avanza. geniale. Attacca ancora il Bari. Cucino che tira Cucino, fuori ah, porta. perde palla. E Voglio riparte la spalla. autorizzarsi la squadra di Venturato. Attenzione. Duccio tra le linee. Lancio lungo a cercare la spalla. Che riesce ad riempire questo pallone. Cross in aria, attenzione, colpo di testa! Di poco all'asso, il giocatore della spalla, attenzione! Azione di centino. Ha trovato il cross di Dickman e la mantiene di testa. Questa categoria può essere decisamente un fattore. È stato preso per messo dal fondo segnare, per il Bari. Trascinare, mettere al servizio della squadra la sua esperienza, diversa, la sua lunga fisicità in questo campionato. Occhio che attenzione! Ancora deve rimediare Tribaldelli, che poi viene travolto dall'attaccante del Bari. Fallo in attacco del Bari in questo inizio di stagione e in questo inizio di partita. Fallo di Khedira, giocatore della spalla, calcio di posizione già battuto. Attenzione, la spalla in posizione di palla. Attenzione, ora si gioca in terzo centrocampo. Attenzione, avanza ancora la spalla. Cross in aria, colpo di testa. Si spegne sul fondo. Si è messo dal fondo per il Bari. Scendo anche le capacità al cross da parte di Tribaldelli. Sì, si è messo dal fondo per il Bari. Secondo palo, grande forza. Gli applausi la mattina per il compagno di squadra. C'è stata ovviamente deviazione, sarà calcio d'angolo. Il primo della partita, il favore della squadra. Ah no, c'è stata deviazione, quindi calcio d'angolo per la spalla, attenzione. Ho visto bene inizialmente, però c'è stato attenzione, ancora la spalla in posto di palla. La deviazione di Maiello. Rimesso in laterale in zona d'attacco per la spalla. È venuta lunga questa rimessa. Allontanata. Però il difensore del Bari lontano, attenzione, prova a ripartire. Ma recupera palla ancora la spalla, attenzione però che fallo. Sembra quando esagera. Che fallo il giocatore del Bari, quindi calcio di punizione per il Bari. Colpire l'avversario, insomma. Particolarmente convinto della decisione anche qualche istante dopo. Fallo sul capitano di Cesare. Sì, adesso di Cesare, che ha trovato la cinquantesima con la maglia del Bari. Precedente in mezzo al campo. Ora è una bell'uomo. Questo è fin qui, è il protagonista della sfida. Ha sbloccato il risultato dopo 4 minuti. Rilavare il lancio lungo Caprile. Rilancio di Caprile, testa di Foloruccio, petto di Khedira, cerca attenzione, colpo di testa fallo di Khedira. Cartellino giallo per Dalle Mura. Capisce fallo, cartellino giallo per Dalle Mura. Ha morito Dalle Mura. Difesa della spalla, che è una difesa soprattutto centralmente. Attenzione, Khedira dolorante a terra. Ah, brutto fallo, mamma Beccariello. Mia. Questa rapidità d'esecuzione, questa reattività, questa elettricità che sta mettendo in campo il Bari, soprattutto pericoloso di Dalle Mura. Colpisce con il piede la testa di Khedira. Potrebbe diventare un problema la gestione della partita, visto che allora piuttosto presto in questo match dopo 12 minuti. Stanno vinto il ballottaggio con Barniera. Stanno aiutando Khedira a riprendersi. Arena al centro della difesa. Brutto fallo dalle mura. Riduce. Calci di punizione per il Bari. È stato
Arsenal che con ricordiamo è in espulsione. vantaggio grazie al gol di Khedira al Esatto, anche quarto minuto. perché è uno. Quando ora i minuti di gara sono 12 e 40 secondi nel corso del primo tempo. Ex Cittadella a disposizione di Venturato, non è stato detto a caso, questa è la propria Allora, Cittadella vediamo chi batterà puntuale con quattro punti. tecnico della SPAL, probabilmente gli anni migliori della sua carriera. Calcio di punizione, tocca Puccino, a Folorusciu, Parte Folorusciu, da Coloruscio! Khedira Mamma che aveva mia! Un spiazzato Alfonso. po' Rigido per collato. la SPAL perché il pallone esce di pochissimo. Vediamo. Vediamo. Botta fortissimo, terrificante di Folorusciu, deviazione di Ah, Khedira. il tiro ha sbattuto addosso a Rigido però Khedira, di poi è pochissimo. uscito, quindi rimessa dal fondo per la SPAL, già battuta. Infine la SPAL prova ad avanzare diversi colpi di testa per recuperare la palla adesso. La SPAL, cross in aria, Pallone dentro, attenzione il gran tiro! pallone di La Tuchov, parata di dentro Khedira. Caprile! Sì, stretto bene Caprile l'angolo. Insomma, pare piuttosto bene, piuttosto pericoloso, però SPAL che è assolutamente all'interno di questa partita. Sta macinando gioco, sta provando con pazienza a costruirsi le occasioni per andare subito al pareggio. La botta di Calcio Tuchov d'angolo nel per la notevole, ma SPAL. centrale, Gabriele attento e mette in angolo. Battuta sul primo palo, Funzione. allontanata dalla difesa del Bari.